Benvenuti in questa sezione del corso chiamata Partiamo dalle basi di WordPress, la guida base completa allo sviluppo. All'interno di questa sezione troverete delle video lezioni che riguardano l'installazione di WordPress in remoto, l'installazione di WordPress in locale con MAMP, software che abbiamo scaricato e illustrato nella sezione precedente. Successivamente analizzeremo le directory dei file di WordPress all'interno del contenuto principale. Analizzeremo anche il file wp-config.php che ha il compito di contenere tutti i parametri per la connessione al database. Successivamente andremo ad analizzare tutte le impostazioni di default che troviamo nel backend, nel nostro pannello di configurazione. Questa parte sarà divisa in due video per cercare di spiegare nel dettaglio quali sono le configurazioni di default e come configurarle nel migliore dei modi. Nella lezione successiva parleremo di cosa siano i temi WordPress, in cosa si differenziano quelli free da quelli premium, cosa conviene comprare e quando e come dobbiamo valutare l'acquisto o il download di un determinato tema in base alle nostre esigenze. Vi lascio dunque alla prima lezione introduttiva di questa sezione. Vi ricordo che per qualunque problema o domanda potete scrivere nella sezione apposita dedicata, sarò felice di rispondervi.